Ciao a tutti! Oggi spacchettamento Avon, è uno spacchettamento haul perché ci sono solo cose che ho acquistato io per me. Tra l'altro, relativo alla campagna numero 7, ma ho ordinato tutti i prodotti della campagna numero 6 perché quello che mi interessava era appunto presente sulla campagna numero 6. Il pacco mi è arrivato 10 giorni fa circa. Quindi le cose di abbigliamento le ho già indossate, quindi le ho spacchettate e ve le faccio già vedere aperte. Insomma, erano tutte confezionate nel loro sacchettino trasparente, con la loro car la carta velina in mezzo nella piegatura, però appunto, siccome ho già indossato tutto, un po' perché volevo provarlo, un po' perché non vedevo l'ora che arrivassero, quindi ve li faccio già vedere come sono. E poi un piccolo haul di acquisti che ho fatto ieri sera da Piazza Italia, che siamo usciti a fare un giretto per andare al fresco nel centro commerciale. E niente, sono entrata e devo dirvi, ragazze, che ci sono tantissime cose carine, soprattutto sandaletti, ciabattine. Che costano pochissimo, hanno già gli sconti, tra l'altro 50 modi di vestire Piazza Italia, qualcosa del genere, e quindi già fanno gli sconti. Comunque niente, partiamo. Allora, da Avon ho fatto arrivare due guainette, vado un po' indietro, se no mi spara la luce, due guainette nere così per la mia pancina, in modo tale da tenerla un pochino più ferma. Dietro hanno una cucitura centrale, che permette di aderire bene al corpo e il taglio laser qui sulla sgambatura in modo tale che non segnano e non danno fastidio. E hanno il tassello ovviamente rinforzato e ragazze sono fantastiche. Io purtroppo ho già tagliato anche il, cartellino qua, non vi so dire di che materiale è, però tengono bene il pancino, sono comunque fresche. Io le ho già messe, ne ho prese due, una è già da lavare e questa è già lavata, già messa e rimessa, insomma, quello che è. Da quando ce li ho praticamente le metto quasi sempre, perché mi fanno sentire meglio, più sicura, più tranquilla, arrivano fino a sotto il seno in modo tale che non tagliano la pancia a metà, non danno davvero senso di soffocamento. Io ne avevo presa una in passato, non riuscivo a tenerla perché mi stringeva troppo, invece queste no, però ti tengono anche lì il pancino e devo dire che ottimo, un ottimo acquisto. Le ho pagate 14,95 euro l'una. E io ho preso una taglia 44-46, fate conto che vesto una ML e vanno benissimo. Si fa un po' fatica ovviamente a indossarle, però una volta che sono su, perfette. Poi ho fatto arrivare questi pinocchietti jeggings rossi nella taglia sempre 44-46, hanno la fascia qua in alto, hanno la cerniera, adesso Avon i pantaloni li fa con questa cernierina molto corta ma che aiuta appunto nell'indossarli, hanno le taschine disegnate ma sono finte, non si aprono, hanno due tasche invece vere, cioè proprio che si aprono sul retro e sono dei pinocchietti normali, finiscono appunto così. Senza spacchetti né cernierine sul fondo. Ho sempre preso una 44-46 di questi, mi sono un pochino stretti, vi devo dire la verità, nel senso che mi salgono, però quando mi siedo non respiro più. Quindi, siccome l'ho già detto, sto cercando di dimagrire un po', spero di dimagrire ancora quei 2 chiletti, soprattutto di fare un po' di ginnastica per le gambe, perché è lì dove poi mi danno fastidio anche. Però sono veramente belli, sono un po' pesantini, è jeans un po' pesantino, quindi per questa stagione non lo so, magari un po' più avanti sono più graditi. Vediamo qua, ho ancora i cartellini perché questi li ho solo provati. Allora, vediamo un po' cosa dice, distribuito da Avon, ok. Aspettate che non trovo adesso, qua è scritto in 3.000 lingue, ora che trovo l'italiano per capire. Eccolo qua. Allora, no, lavare separatamente dai capi scuri. Vabbè, non riesco a trovare di che materiale sono fatti. Lavare a 40 gradi, non mettere nell'asciugatrice. Eccolo qua, 98% cotone e basta, il 2% non si sa che cos'è. Comunque, eccoli qua, belli, mi sono piaciuti, spero appunto di dimagrire un pochino e di tenerli un po' comodi, se no li indosserò quando so che sto solo in piedi, così sono più tranquilla. Poi ho fatto arrivare questi bianchi,
invece, che sono i South Beach, qui nella fattura c'è scritto solo SOU Beach, pantalone bianco. Questi hanno la vita così, hanno la cucitura, hanno le tasche e dietro hanno l'elastico che, come vedete, si è già un pochino girato, hanno questo piccolo difetto che l'elastico si è già girato, bisogna star lì adesso a fare ta 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 tac per farlo appunto ritornare dritto. Mi alzo che ve li faccio vedere meglio. Sono quelli larghi, che finiscono larghi così, a mezzo polpaccio circa. Sono bellissimi secondo me, li ho già messi anche un paio di volte perché finalmente ho un pantalone largo e fresco, che di solito ho tutti quelli lì un po' stretti, i leggings così, che comunque fasciano e stancano. E sono veramente belle, queste sono veramente contenta di averli prese. Ho sempre preso una 44-46, questi mi salgono bene, poi essendo larghi non danno fastidio, sono freschissimi e sono, vediamo se anche qua trovo nell'arco di quei 10 minuti di cosa sono composti. Finiture escluse, c'è scritto in un cartellino, non so perché e non so cosa voglia dire. C'è scritto lavare separatamente, questo già lo sappiamo, non mettere in asciugatrice. No, niente qua, o sono io che non lo vedo proprio. Vabbè, comunque se vi interessa me lo chiedete, poi guarderò sul catalogo se riesco a trovare di che materiale sono fatti. Comunque anche questi straconsigliati e li ho pagati 22,95 euro, uguale come i jeggings rossi, e costano veramente poco secondo me e fanno la loro scena. Poi ho fatto arrivare invece come cosine di make up eccetera questo pennello, che è il pennello doppio, che come vedete ha una parte bianca e una parte scura, a soli 2,95 euro, era un'offerta speciale per noi presentatrici. E poi il mascara, due mascara della Color Trend, questo che è waterproof. Lo apriamo insieme, non li ho ancora provati, poi quando lo proverò vi dirò appunto se fa il suo dovere, se è proprio waterproof oppure se appunto macchia comunque gli occhi. Quando andrò in piscina, perché ho promesso a mio figlio che lo porto in piscina, io odio andare in piscina, però lui vuole andare in piscina. Eccolo qua, vediamo un attimino com'è il... Ah, è proprio fine il pennellino. Così di plastica fine, però ne ho sentito parlare molto bene di questi mascara e allora ho voluto prendere sia quello waterproof che quello invece normale, il Boss It Color Trend normale. Questo non ve lo apro perché ne sto usando altri, comunque lo sfumino è uguale, è di plastica piccolino e anche di questo ne ho sentito parlare molto bene, l'ho pagato 3,95 euro, mentre questo qui di waterproof addirittura 2,95 euro, quindi veramente poco. Poi ho preso questo profumino della Scent Essence, quello Sparkly Citrus, che l'ho pagato 6,95 euro, l'ho già provato, infatti la scatolina è un po' rotta, arriva così con la scatolina senza il cellophane e il profumo qui aveva il beccuccio di plastica in modo tale che non si schiacciasse il cosino. Questo ragazzo lo adoro, è buonissimo, sa proprio di limone, non resiste tantissimo nel senso che si sente quel paio d'ore, però io lo metto tipo acqua profumata, almeno me ne spruzzo abbastanza, devo dirvi la verità, e mi piace veramente tanto perché sa proprio di limone, di fresco, e questi profumi così in questo periodo li adoro. Adesso vi faccio vedere le cosine di Piazza Italia un po' veloci perché poi sennò non mi carica il video, anche se ho fatto tutto l'ambaradan di mettere il numero del telefono eccetera in YouTube, però non me li carica lo stesso, quindi. Allora, ho preso questa magliettina, che è così, praticamente tutta di pizzo nera, che era indossata sul manichino con sotto una canotta fucsia liscia di maglina. La canotta purtroppo non c'era, quindi non l'ho presa, e come vedete io ho preso una taglia L, costava 9,95 euro, l'ho pagata invece 4,97 euro se non sbaglio, sì, perché era in offerta al 50%. E vi devo dire che è molto carina, qua si infilano appunto le braccia,
Così è veramente molto carina. D'estate al mare, da mettere con sotto anche ovviamente canotte di altri colori, devo dire che è molto bella. Poi ho preso questo braccialetto, fatto così che mi è piaciuto molto, a 5,95 euro, questo non è scontato, è un po' dorato, ha il moschettone qua che si chiude appunto. Niente, molto bello, fucsia, volevo qualcosa sul fucsia che non avevo nulla, quindi l'ho preso volentieri. Poi ho preso due sandaletti e un paio sono questi, che sono veramente leggeri. Hanno la fascettina qui dorata e qua bianca, sono così, un po' in corda e un po' in questa plastica, non so cosa sia. E li ho pagati anche questi qua, 16,95 euro. Scusate che mi è caduto lo scontrino, sì, anche questi non erano scontati, però ragazzi sono veramente leggere e comode. Assomigliano tra l'altro a un sandalo che c'è sull'Avon, che mi piace molto. Quello di Avon è un pochino più alto come tacco, però ho sempre paura per i numeri perché io passo dal 37 al 40 praticamente, non so perché. Alcune scarpe addirittura il 37, soprattutto sandaletti eccetera, e alcune addirittura il 40, quindi le devo provare, farle arrivare così non mi fido, insomma. E poi ho preso quest'altro che è molto di più il mio genere. Io adoro le cose che brillano. Vedete, sempre un sandaletto così, è a infradito, molto molto semplice. Questo è molto basso, costa solo 10,95 euro. Costano veramente poco, ma ce n'erano tantissime, ragazze. Poi tantissime infradito, ma belle, tutte colorate. Ripeto, perché non avevo tanto tempo, era ieri sera tardi, però sicuramente voglio ripassarci. Non c'erano gli sconti, mi sembra, sulle scarpe, però 10,95 euro, 16 euro i sandaletti, cioè veramente costano proprio pochino, si può comprarli anche a prezzo pieno, insomma. Comunque questi qua, con tutti i brillantini, e poi basta, perché ho preso solo qualche cosina, ne ho approfittato per metterlo insieme al video Avon. Due cosine piccoline fanno un video normale. E con questa bellissima frase concludo, vi saluto e ci vediamo con i prossimi video. Ciao!